dell'applauso, benvenuti a tutti. Siamo in questa, all'inizio di questa due giorni importante, piena di energia, piena di importante energia. Siamo belli frizzanti, mi fa molto piacere di essere qui con voi. Io sono Pietro Campaldini, vi terrò compagnia per questi due giorni insieme al nostro amico Paolo Brunetti. Sono a farvi una breve introduzione, non vi ruberò molto tempo. Sapete benissimo i relatori, li abbiamo rivisti in questo video promozionale di presentazione. Saranno ben 11 i relatori oggi che parleranno appunto dei vari temi che abbiamo indicato, dall'etere all'energia, all'acqua, al fenomeno vitale, fino ad arrivare alla musica, come abbiamo già anche un po' sentito, la mente e la materia. Che dire? Cose fondamentali sono queste. Come è strutturata la giornata di oggi? Abbiamo due parti, una prima parte dedicata alle civiltà scomparse e le realtà ignorate, come rileggere e riscrivere la storia, l'abbiamo denominata così, una seconda parte dedicata ai fenomeni vitali, le energie, come riscrivere il futuro che si terrà appunto nel pomeriggio, e poi nella giornata di domani mattina avremo la terza e ultima parte dedicata all'acqua, alla materia e alla mente, dalle ipotesi alle nuove possibilità. Abbiamo cercato con Paolo di individuare questi tre capitoli che chiamiamo appunto parti, dove abbiamo inserito, cercando di trovare la soluzione migliore per inserire questi fantastici relatori che ringraziamo e ricordiamo vengono gratuitamente, quindi facciamo un bel applauso ai nostri relatori, perché già questo dobbiamo dirlo. Come fare un bellissimo applauso a tutto il nostro pubblico, perché se lo merita, perché ce lo facciamo tutti quanti questo bel applauso. Grazie davvero di essere qui. Che dire, siamo qui, io cerco di dirla alla mia, poi Paolo sicuramente riuscirà a approfondire meglio i concetti, ma siamo qui fondamentalmente perché ci stiamo preparando, siamo in preparazione, come si fa con lo sport, no? Ci dobbiamo preparare per vivere al meglio altri mondi, no Paolo? Adesso meglio gli scenari futuri. Ecco, cerchiamo di prepararci al meglio per affrontare il nostro futuro. Che dire, alcune note tecniche doverose di modalità di come avverrà questi due giorni. Vi devo ricordare che ovviamente abbiamo anche la videoripresa, abbiamo quindi, ci sarà appunto, le telecamere ci stanno appunto riprendendo, questo solo a scopo, diciamo, per realizzare un video riassuntivo, non sarà esaustivo, ve lo dico subito, un video riassuntivo che va poi a suggellare l'intera due giorni. Sarà possibile interagire anche con i relatori che si avvicenderanno attraverso la possibilità di scrivere una propria domanda, poi verrà consegnata, vi è stato consegnato un foglio, una penna dove scrivere appunto la domanda, e dovrà essere consegnata al nostro staff, a Gianluca Salvederi, che ringraziamo. Chi è Gianluca? È colui che vi ha accolto all'ingresso ed è un artista. Arriviamo anche all'arte, quindi parliamo anche di arte. Questa è l'opera originale appunto dedicata e denominata Altri mondi sono possibili, appunto dello stesso Gianluca, che fa parte del nostro staff. Chi è che ha organizzato tutto questo? Dobbiamo dirlo. Innanzitutto Edizioni Andromeda. Edizioni Andromeda è una casa editrice attiva dal 1984, dove qui abbiamo appunto Paolo Brunetti, che è il fondatore nonché l'editore. Ma doverosamente le abbiamo già sentiti in musica, dobbiamo ringraziare l'altro elemento fondamentale per la realizzazione di questo appuntamento, che è il collettivo Stato Brado, che è una band, rock band appenninica, proprio locale qui di Porretta Terme. E ringraziamo chiaramente la band è sparsa, poi la presenteremo, ma fa parte dello staff di volontari appunto che dobbiamo doverosamente ringraziare, perché ricordiamo che tutto si fa su base volontaria. I 20 euro, per dire, quelli che
hanno dovuto pagare questi 20 euro, lo capite bene, sono per coprire i minimi costi per poter affrontare l'evento. Quindi oltre agli Stato Brado, che dire, li conosceremo dopo, non vi sto a dire molto di Stato Brado, vi dico solo che sono una band attiva da già ormai dal 1995, ma approfondiremo durante la due giorni. Un altro doveroso ringraziamento è l'altro soggetto organizzatore, che è l'associazione Altri Monti, appunto sempre dell'Appennino, qui rappresentata anche dalla vicepresidente Annalisa Pini. Quindi è doveroso anche questo ringraziamento di questa associazione culturale. Grazie, grazie. E nonché ringraziare l'Hotel Santoli che ci accoglie in questa fantastica cornice. È doveroso. Tutte le autorità intervenute, a partire dall'Arma dei Carabinieri, l'Associazione dei Carabinieri Volontari, i nostri sponsor, a partire anche dal Fear Studio, qui rappresentato da Gabriele Ravaglia e dallo staff in regia. Non voglio tirarla lunga, ma è doveroso anche ricordare che abbiamo avuto anche il patrocinio da parte del Comune di Altoreno Terme, qui rappresentato dal nostro sindaco Giuseppe Nanni, che ringraziamo calorosamente e che invito subito sul palco. Vieni, vieni Giuseppe, per un breve saluto. Vieni Giuseppe, vai centrale. Buongiorno a tutti, bellissima questa sala piena. Ordinario, complimenti, complimenti. Niente, come ha anticipato Pietro, l'amministrazione ha dato il suo patrocinio a questo importante convegno e io con grande piacere ed onore sono qui a portarvi il saluto. Quindi porto il saluto dell'amministrazione comunale a questo convegno, che già dal titolo evoca temi e suggestioni non banali. Quando gli organizzatori mi hanno chiesto di partecipare ai lavori, mi hanno fornito, oltre ad un sunto degli interventi previsti, alcuni video degli Stato Brado. Devo dire che è stato un piacere vederli ed ascoltarli. Mi ha colpito in particolare l'armonia tra i brani musicali e le immagini, belle e suggestive immagini del nostro territorio. Avete qualcuna, l'avete vista sotto le didascalie. Devo quindi complimentarmi per la non usuale presentazione di questo incontro e auguro a questi video, in particolare all'ultimo nato, Gaia, tante visualizzazioni, perché sono convinto che insieme a chi vorrà approfondire il lavoro degli Stato Brado saranno moltissimi anche coloro che vorranno saperne di più sui magnifici luoghi che ne sono stati la magnifica ambientazione. Comunque la si pensi sulle tante questioni di cui parlerete in questi due giorni, è un dato di fatto che l'uomo non sta affatto usando le immense risorse del pianeta con saggezza ed equilibrio. Purtroppo il rischio è di accorgersene troppo tardi e forse, per certi aspetti, il tempo è già scaduto. Nella mia modesta storia di amministratore locale, che ha avuto in dono la possibilità di gestire un territorio particolarmente ricco di bellezza e buona storia, ritengo di aver sempre lavorato per la salvaguardia di questo ambiente, dei suoi borghi, dei suoi boschi, della sua acqua, della sua storia e cultura. Tutto ciò non è sempre stato facile, sicuramente avremo commesso degli errori, ma il nostro impegno è stato sempre sincero, ispirato dalla passione verso questa terra e dalla volontà di salvaguardarne l'identità più autentica. Su questo non mi dilungo, magari dirò qualcosa domani se mi è data la possibilità.
Gli interventi previsti sono tanti e qualificati e sicuramente di grande interesse. Mi avvio pertanto a terminare. Aggiungo soltanto che in una società sempre più massificata, in cui l'informazione tende ad appiattire lo spirito critico e a orientare la pubblica opinione secondo interessi spesso inconfessabili, il valore delle voci diverse, del pensiero libero, è un valore in assoluto da proteggere, al di là delle opinioni personali. Ritengo di avere un'idea ben chiara in proposito, che vale anche nella vita e nelle relazioni di tutti i giorni. Il confronto, anche aspro, tra idee diverse, purché intellettualmente onesto e non fazioso, ci aiuta a crescere e a vedere la realtà da più angolazioni. Una società basata sul pensiero unico è una società infelice e destinata al declino. Purtroppo ne abbiamo esempi tutti i giorni. Domina sempre più il tifo di parte. Ragionare e distinguere è sempre meno tollerato. La faziosità domina nei social network come nei canali di comunicazione tradizionali. Io mi rifiuto di credere che alla lunga tutto ciò sia sopportabile. Tempo fa qualcuno ebbe a dire: non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire. Ecco, io l'ho sentito dire tante volte da Paolo. Ecco, io penso che questo concetto dovrebbe guidare ogni democrazia che si ritenga tale davvero. Oggi e domani qui all'Hotel Santoli, che si condivida o meno quanto verrà esposto, che lo si sottoscriva in tutto o in parte, quella frase acquista certamente un significato concreto. E questo è già, a prescindere, un risultato importante. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie davvero. Grazie davvero Sindaco per questa introduzione, per queste belle parole che accogliamo molto volentieri. Lascerei ora Paolo, prendi il microfono, è il tuo momento. Prendi il microfono, prendi il microfono. Questo. Volevo aggiungere ai ringraziamenti un grande ringraziamento all'Hotel Santoli che ci ha ospitato qua. Allora, viviamo in un momento storico, sono brevissimo, difficile e tormentato, in cui tutto è in via di trasformazione. Assetti economici, politici e istituzionali a livello planetario. È un momento di caos, di crisi e quindi di cambiamento, perché crisi significa cambiamento. E dunque per questo è un momento interessante, come tante volte è successo nella storia dell'uomo su questo pianeta. I grandi mutamenti sono sempre avvenuti dopo i periodi di grandi crisi. Sta proprio a noi uomini, a questo punto, saper rileggere la storia, perché la storia, in base alle conoscenze nuove che vengono acquisite, deve essere periodicamente riscritta. E se non sappiamo leggere la storia, non sapremo continuare a farla.
senza presunzione, ma con la consapevolezza e la saggezza che ci può venire solo dalla conoscenza. Questo convegno e questa occasione di incontro vuole essere un passo in questa direzione. Pensando globale e agendo locale, come individui consapevoli. È questo il primo passo di una preparazione, come ci diceva Pietro prima, per vivere al meglio gli scenari futuri che si stanno delineando, perché siamo coscienti che altri mondi e altri monti sono possibili. Grazie, direi di aprire la prima sessione. La prima sessione l'abbiamo denominata la memoria dell'uomo e l'abbiamo denominata così per rispondere a quelle che sono delle domande che gli uomini si pongono da secoli e secoli, per non dire millenni. Chi siamo? Da dove veniamo? E dove andiamo? Chiamo qui il primo relatore, Maurizio Manca. Maurizio Manca è un amico da oltre 30 anni, un collaboratore dell'Andromeda, e voglio ricordare, dato che siamo nel territorio di Alto Reno Terme, che la prima riunione di tutti i rappresentanti di Andromeda in Italia fu fatta nel rifugio di Montecavallo, quando suo figlio aveva 8 anni, oggi ne ha 38. Allora, Maurizio parla qua, lui è uno che si sottovaluta in genere, da filosofo della scienza. Io così lo ritengo, così come l'ho ritenuto un maestro per le cose che mi ha insegnato, e esula da questo intervento oggi una sua attività estremamente interessante, che è quella dello studio dei lavori di un rabdomante, radiestesista e scienziato francese che si chiama Louis Turenne. Dopo, se alla fine della giornata ne avete voglia, ne possiamo parlare. Io ho visto che ho messo i libri in cui riassumevo tutte le teorie di Turenne, tutto appreso da lui e dalla sua associazione, e ho visto che sono già spariti, li hanno già comprati. Volevo farvene vedere uno, ma non ce ne sono più. Bene, Maurizio, a te l'onere di iniziare il convegno. Grazie. Ringrazio il pubblico. Ringrazio anticipatamente per la pazienza che avrete. E siccome in 40 minuti, spero anche meno, dovremo percorrere un lungo pezzo della storia dell'umanità, che ovviamente delinea solo una cornice dei possibili mondi, io partirei subito. Io vengo dal mondo della moda e il nostro principale obiettivo è quello di capire il mondo della bellezza. E con la bellezza, perché la bellezza è il primo aspetto misterioso della nostra esistenza. Noi siamo
l'unico animale che ha il senso della bellezza. Non ce l'hanno altri animali, non ce l'hanno nessun'altra specie vivente. E questo è un problema, perché l'uomo ha il senso della bellezza. E addirittura direi che è più dell'intelligenza, perché noi siamo schiacciati dal basso da una serie di esperimenti che sono stati fatti, in cui si vede che ormai anche le piante hanno un'intelligenza considerevole, e dall'alto dall'intelligenza artificiale che dimostra di essere molto più abile di noi sotto tantissimi aspetti. Però né da una parte né dall'altra siamo lontanamente vicini al senso della bellezza, per cui c'è qualche cosa di misterioso nel fatto che noi percepiamo la bellezza e il resto delle forme di vita no. E questo potrebbe anche essere un segnale non tanto bello, perché i pesci non sanno di vivere nell'acqua, per cui per capire che i pesci vivono nell'acqua devi essere fuori dall'acqua. In qualche misura potremmo anche dire che noi percepiamo la bellezza perché non siamo nella bellezza, mentre gli animali lo sono, le piante lo sono. Gli animali vivono la bellezza, non la devono capire, loro sono la bellezza. Quindi il nostro problema è perché noi percepiamo la bellezza. E questa è una prima domanda. E questo ci porta all'evoluzione dell'uomo. Questa qui sicuramente è l'immagine forse più nota che rappresenta l'evoluzione dell'uomo. Ecco, questa immagine sempre di più dal mondo dell'archeologia incomincia a essere discussa e messa in discussione, perché abbiamo una serie di problemi. Il bipedismo non sembra essere la soluzione migliore dal punto di vista evolutivo. L'evoluzione non produrrebbe mai di per sé il bipedismo, non c'è nessun altro essere vivente che è bipede. Molti archeologi e antropologi si sono fatti delle domande sull'argomento. È contro natura il bipedismo, crea problemi nella nascita, costringendo la donna a una nascita innaturale. Poi ci sono tante altre cose della nostra passata vita che non quadrano con l'evoluzione naturale. Abbiamo perso i peli e dopodiché siamo stati costretti a inventarci le pelli per coprirci dal freddo. Non sembra una visione molto lungimirante neanche questa. E quindi anche la perdita del pelo non sembra essere una scelta evoluzionistica, e questo sicuramente è al centro dell'attenzione degli studi sempre di archeologi e antropologi. Mi spiace non poter, dato il tempo a disposizione, dare una esauriente come posso dire bibliografia sull'argomento. Vi chiedo per il momento di fidarvi, ma sicuramente su internet troverete moltissime argomentazioni e così via. Quindi, ma la cosa che più impressiona di questa cosiddetta evoluzione è la parte temporale. In altre parole, non sembra che l'evoluzione possa essere considerata con questi tempi che noi vediamo. Sono molto contento di farvi conoscere, perché la maggioranza di voi non lo conosce, Galileo Ferraresi, un amico da tantissimo tempo e per me, come tutti quelli che interverranno per qua, per me un maestro oltre che un amico. È scrittore, navigatore, economista, è quasi un tuttologo, hai capito? Però con delle capacità che a me hanno sempre
mi hanno sempre impressionato. La smetto e ti passo il microfono. Tirati più avanti la sedia, perché abbiamo fatto soffrire Maurizio che doveva stare indietro. Facciamo un bel applauso per il nostro secondo ospite, Galileo Ferraresi. Allora, tanto per cominciare vorrei ringraziare voi tutti che siete qua, vorrei ringraziare Paolo perché mi ha invitato e soprattutto vorrei ringraziare lo staff che ha organizzato tutto questo. Sono stati non bravi, bravissimi, sono riusciti a fare un lavoro enorme in soli 2 giorni. Molte grazie. Adesso parlo. Allora, io sono stato invitato a parlare qui da Paolo e mi ha chiesto di questa cosa. Scusate un attimo. Allora, la storia viene solitamente considerato qualche cosa come un telo pieno di bei disegni, di bei lavori, dove tutto è chiaro, tutto è lampante, tutto è rettilineo, senza problemi. Non è assolutamente vero. La storia è un telo, sì, ma pieno di buchi, strappi, in cui si cerca continuamente di mettere delle toppe. Quello che possiamo augurarci è che almeno io oggi non metta delle toppe peggiori del buco. Allora, Paolo mi ha chiesto di parlare di Atlantide quando mi ha telefonato. E un argomento che praticamente nessuno conosce, voglio dire, un argomento su cui con una piccola ricerca ci sono più di 1500 libri che parlano di questo argomento, ci sono più di 100.000 articoli, quindi è difficile dire qualche cosa di nuovo, ma qualcosa si può dire. La prima cosa è che Atlantide viene solitamente considerata una parte di uno scritto di Platone, viene scritto circa 2300 anni fa, i dialoghi. I dialoghi è un testo che è diviso in 3 parti. Il primo è il Timeo, il secondo è il Crizia, dove si parla quasi totalmente di Atlantide, che viene sospeso a metà. La terza parte non è mai stata scritta. E quando si parla di un argomento, qualsiasi argomento, non so se siete d'accordo con me, dal punto di vista scientifico bisogna citare le fonti e bisogna fare in maniera che le fonti siano il più possibile vicine alle fonti originali. Perché? Vi ricordate quel gioco che una volta si faceva in cui ci si mettevano in cerchio, in 8, 10, 15, uno diceva una parola all'orecchio di quell'altro vicino, quello diceva la stessa parola a quell'altro, e alla fine quando tornava la parola era sempre diversa. Questo è quello che succede anche nell'informazione, quello che succede anche nella comunicazione culturale. Più è lungo il giro delle fonti, più aumentano gli errori, più aumentano i difetti, più aumentano le mancanze o le aggiunte a queste fonti originali. Io per fare questa ricerca mi sono avvalso di queste fonti qui. Cioè, dei dialoghi di Platone noi abbiamo al momento circa 30 di manoscritti e io ho usato questo manoscritto che è presente a Parigi e che è stato portato in Europa 1 migliaio di anni fa e che è a Parigi da circa 500 anni e ho cercato di essere quindi il più vicino alle fonti. Perché? Perché se prendete questi 1500 libri, tutti citano Platone, tutti citano il Timeo, ha scritto questo e quest'altro, tutti dicono cose diverse, perché ognuno prende quello che ha scritto quell'altro, lo interpreta, e quell'altro interpreta quello che ha scritto quell'altro prima, e così è un guazzabuglio. Quindi io faccio riferimento a questo. Oltre a questo, bisogna vedere se le fonti a cui si fa riferimento sono autorevoli, cioè sono confermate da qualcun altro. Il primo che ho trovato che fa riferimento a Platone o comunque a questa cosa qui è questo Timone, che scrive questi 3 versi in cui praticamente prende un po' in giro Platone, perché gli dice: ah, anche tu non la sapevi tutta perché hai dovuto prendere dei libri per sapere queste cose di cui volevi scrivere. Però nel prendere in giro Platone ci dice una cosa importante, cioè ci dice che Platone per scrivere il Timeo ha preso dei libri, cioè ha avuto delle fonti autorevoli. Un'altra conferma ci viene da questo Aulo Gellio, che nelle Notti Attiche, un libricino piccolino edito da un burr di quelli che costavano 7 lire, non so se avete l'idea, una volta esistevano questi libri quando noi eravamo giovani, quelli piccolini così, e
dice che Dione Siracusano pagò questa folle cifra di 10.000 denari per poter regalare a Platone 3 libri nei quali si parlava appunto di queste cose. 10.000 denari sono una cifra esorbitante, considerate che uno schiavo all'epoca costava 30 denari. Quindi con 10.000 denari si faceva un affare enorme. Un'altra fonte che abbiamo su quello che è stato scritto ci viene da questo Crantor, che era un, diremmo, usando un termine moderno, un editore dell'epoca, era un romano. Che cosa fa sto romano? Fa tradurre da alcune persone i dialoghi di Platone, poi prima di... non esistevano le stampe, esistevano però gli amanuensi, quindi prima di dare questa copia in mano a delle altre persone che la trascrivessero, la copiassero per farne tante copie da poterle vendere, manda un paio di suoi uomini in Egitto a vedere se c'erano altre fonti che confermassero quello che aveva scritto Platone. E i due tornano dicendo: in Egitto, a Sais, è scritto su un tempio esattamente quello che scrive Platone. Quindi abbiamo varie fonti che ci dicono che quello che scriveva Platone nei dialoghi era corretto. Cosa scriveva e perché Sais? Sais era la capitale, è stata la capitale fondata dalla 26esima dinastia egizia, e era una città, perché adesso non esiste più, sulle foci del Nilo, e lì c'era una scuola di interpreti greco-egizio. Tutti i greci con una certa cultura andavano a studiare a Sais. Quello che parlerà adesso è Tom Bosco, tanti di voi lo conosceranno. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo tantissimi anni fa, quando era il direttore di Nexus. Prima della nascita di Nexus, tu sei stato il primo a cui io mi sono rivolto per intervenire. Cosa possiamo fare? È vero. Io voglio ricordare qui che questa persona è stata la prima che ha parlato di scie chimiche. Naturalmente tutti hanno avuto dire contro di lui, eccetera. Oggi lo dice anche TV7, no? Che le scie chimiche esistono. E subito dopo l'11 settembre, la caduta delle torri in America, sì, sapete tutti, no? Dell'11 settembre, mi mandò immediatamente un DVD che si chiamava Ground Zero. In plain sight, che io ho ancora a casa, no? Che è quello che per primo mi ha illuminato sulla false flag dell'11 settembre. E mi ha illuminato, l'ho sempre digerita, eccetera. Chiudo la parentesi, ti passo la parola, e oggi siamo alla ripetizione in Israele della false flag che c'è stata l'11 settembre del 2001. Oggi è il 2023 e si ripete la storia. Grazie Paolone. Va bene, benvenuti a tutti. Adesso intanto cerchiamo di capire qua un secondo solo. Io toccherò qua un argomento molto difficile, soprattutto molto difficile con i 45 minuti che ho. Cioè, già amo dire della mia ricerca su questo argomento che mi sono trovato di fronte a un enorme iceberg, quindi con la parte sommersa che è i 9 decimi della piccola parte che emerge sulla superficie. Ah sì, scusa. E questa superficie io la sto appena io e tutti quelli che come me stanno ricercando questo argomento pazzesco la stiamo grattando con l'unghia del dito mignolo. Cioè è una cosa, da quando sono incappato in questa vicenda ci perdo, cioè, notti insonni, cioè è qualcosa di veramente sconvolgente. Già lo sapevo nell'ambito di tutti questi anni con la rivista Nexus, con Andromeda, cioè in tanti paradigmi sono crollati perché
la storia che ci raccontano è completamente falsa, ma quanto fosse profonda la tana del biancodiglio devo ancora scoprirlo. E comunque affrontiamo questo viaggio insieme a voi. Il simbolo che avete visto prima, diciamo la ricerca, chiamiamola quella sulla grande Tartaria, ma più in generale possiamo parlare del mondo antico che c'era prima ed esisteva fino a relativamente pochissimo tempo fa. Per quindi provate a immaginare come sono riusciti a cancellare la storia, a condizionare. Insomma, quando sentiamo gli psicopatici di Davos con in cima Klaus Schwab parlare di grande reset, quello è soltanto questo che ci vogliono imporre, è l'ultimo di una serie di reset che la nostra civiltà umana ha subito nel passato, di cui non sappiamo nulla, e l'ultimo è avvenuto presumibilmente, si è maturato nel XIX secolo. Già dall'inizio, come vedremo dopo, toccheremo l'argomento con per esempio le guerre napoleoniche, in particolare l'invasione di Russia da parte di Napoleone nel 1812, è una storia allucinante. Voglio solo sottolineare, quando tu dici sono riusciti a cancellare la storia, quello che stanno riuscendo a cancellare oggi, in Giappone si sono ricordati, hanno ricordato il bombardamento nucleare di Nagasaki e Hiroshima e sono riusciti a non nominare gli americani e anzi a dire ed è un pericolo la Russia. Cioè, senza nominare gli americani a Nagasaki e Hiroshima. Quindi questa che viene chiamata cancel culture attraversa tutti i campi dello scibile umano. Vogliono riscrivere anche la Divina Commedia? Chiuso lì. Cioè, osservazione perfetta, merita un applauso secondo me. Comunque, più in generale, quando ho cominciato ad occuparmi dell'argomento della grande Tartaria, di cui io fino a alcuni anni fa non sapevo assolutamente nulla, finché qualcuno, il buon Diego Antolini, mi mise la pulce nell'orecchio, di grande Tartaria, cos'è? Cioè, forse il tartaro sui denti, cos'è sta grande Tartaria? Una forma patologicamente grave di un'affezione dentale, non lo so. E invece no, scoprì che, mi sentite bene? Aspetta, devo ricordarmi di tenere il microfono vicino, purtroppo poi mi perdo. Durante la mia ricerca, e ripeto, quello che adesso vedrete è un'infinitesima parte di quello che ho raccolto nel corso degli anni e riguarda, per esempio, non si può fare a meno di partire dalle mappe storiche che rappresentano questa grande Tartaria, perché quando noi sentiamo dire dal mainstream grande Tartaria, un po' come l'Italia, vi ricordate cosa diceva Metternich dell'Italia? L'Italia è un'espressione geografica, la grande Tartaria è un'espressione geografica dei popoli dell'Asia centrale che quei territori, per capire dove, di cosa stavano parlando, la chiamavano grande Tartaria. Peccato che la grande Tartaria sia rappresentata in un numero enorme di mappe di cui io vi sto mostrando soltanto qualche esempio. Questa è particolarmente interessante, questa carta di Jean Palairet, perché la grande Tartaria qui viene illustrata anche nella sua estensione, cioè guardate che roba, quella parte verde. Ma quello che è ancora più sconvolgente, questa l'avevo messa, qua vediamo in giallo appunto, rappresentata la grande Tartaria. Questa è interessante perché ci mostra, se dobbiamo considerare i confini in giallo, vediamo che la grande Tartaria, che si può, diciamo, era un impero, ma possiamo immaginarla più una cultura globale, perché era diffusa in tutto il mondo, in posti incredibili, come vedremo. Comunque, soprattutto il Nord America. Un sacco delle architetture che noi vediamo in Nord America non le hanno realizzate gli americani, ma manco per niente. Le hanno, diciamo così, ristrutturate, riscavate, perché alcune di questi posti erano interrati per metà a causa di un fenomeno che ha a che fare, comunque prima abbiamo sentito parlare Galileo, quindi insomma
quando parlava di tsunami, insomma, ci sono state delle catastrofi globali che hanno letteralmente seppellito, perlomeno per alcuni metri, un sacco di edifici, di centri abitati e cose del genere. Alcuni sono stati proprio cancellati dalle mappe. Macchinario, quando gli ho fatto una domanda che lui ha ritenuto molto importante, gli ho chiesto: ma secondo te è giusto che noi utilizziamo questa energia, l'energia che viene fuori da questa macchina? E lui mi ha detto: bravo, sei tra pochissimi che mi ha fatto questa domanda, perché sono tutti lì assatanati a cercare di avere energia gratis. E mi rispose: non siamo ancora pronti, l'umanità di oggi non è pronta per usare questo tipo di energia. Infatti questo macchinario non è che gira così e basta, lui mentre produce i 3 kW abbassa la temperatura nell'ambiente di anche 15 gradi. Primo parametro. Secondo parametro, c'erano allora solo 4 persone autorizzate a farlo partire, ma è semplicissimo, perché adesso dovrei fare un verso con le mani, che allontano un attimo il microfono dalla bocca, così lo faccio vedere. Sono due, diciamo, l'innesco sono due dischi controrotanti, e l'innesco è praticamente la macchina di Wilmshurst, il macchinario elettrostatico messo a punto nel 1850. Praticamente con le mani, adesso metto giù il microfono, bisogna far così, trac, trac, trac. Due o tre volte, toccando proprio i dischi, questi cominciano a girare tic 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 e cominciano a fare 3 kW. Ma la cosa ancora più inquietante è che solo le persone autorizzate riescono a fermarlo, perché sennò non si ferma. E quindi potete capire che ci sono interventi da parte di forze spirituali, cosa che mi ha confermato il Paul Bauman, che sono determinanti. L'altro esempio da considerare sono gli esperimenti fatti dal grande John Warren Kelly. Questo qui fece, tra tante cose molto molto interessanti, fece l'arcolaio, che era tutto un meccanismo fatto di sfere di ottone lucide che, una volta messo in moto, produceva enormi quantità di energia. Che cosa ha fatto John Warren Kelly? Ha preso e ha distrutto tutto poco prima di morire, perché anche lui si era reso conto che le implicazioni del mondo spirituale sono determinanti. E quindi, tornando un attimo al concetto primo, attingere da questo famoso punto zero o dall'etere energia così, senza rendersi conto di quello che si fa, è paragonabile a quello che potrebbero pensare i pesci in alta montagna che vivono dentro un lago, e a un certo punto hanno bisogno di illuminare, non so, il lago, e creano una piccola centrale idroelettrica usando l'acqua del proprio lago. È, diciamo, un paragone, secondo me, abbastanza attinente. Noi potremmo arrivare a impoverire talmente tanto l'ambiente di etere che ci rimaniamo secchi, perché a noi l'etere serve per vivere. Tom ha parlato di Tartaria, no? Poi c'è anche la Rocchetta, eccetera, eccetera. Allora, 100, 200, 300, 500 anni fa c'era tutto un altro modo di vedere la vita, c'era, diciamo, una considerazione fondamentale, una considerazione massima di quello che sono, e anche sicuramente una conoscenza molto alta di quello che sono le forze spirituali, e con le quali noi dobbiamo assolutamente collaborare. Altrimenti non riusciamo a fare nemmeno cose molto più semplici della, diciamo, di attingere a questa fonte di energia libera. Quindi, se il nostro fare rispetta un certo tipo di etica, sicuramente noi siamo autorizzati, o potremmo venire autorizzati ad attingere a questa fonte. E lo stesso Paul Bauman mi disse che, appunto, loro l'energia della testatica la usavano solo in casi molto rari e solo quando avevano bisogno di un'energia molto molto pura, altrimenti producevano con i cascami del bosco sia la corrente che l'acqua calda. Il riscaldamento della, diciamo, della comunità, erano 150 persone allora, quindi un gruppetto abbastanza nutrito
che comunque era dedito molto alla meditazione e alla considerazione di quello che è il... Scusami un attimo. Allora, io non ti ho sentito parlare prima della comunità che utilizzava la testatica, che è una comunità svizzera, sì, che si chiama Meternita, sì, e che quindi, adesso potrete capire meglio quindi il discorso del rapporto fra chi mette in moto questa macchina del moto perpetuo e la spiritualità. Scusa la precisazione. Sì, sì, infatti, allora, se vi interessa facciamo un po' la storia di questo Paul Baumann. E lui si è fatto, lui era un orologiaio svizzero che era la persona più buona del mondo, che si è fatto 25 anni di carcere per lo stupro di una 14enne fatto da un vicino di casa, un politico abbastanza importante. Quindi lui in questi 25 anni penso abbia, anzi penso, me l'ha confermato lui, perché quella macchina non l'ha inventata lui, ma gli è stata direttamente canalizzata da forze in quei 25 anni. Lui ha cominciato a fare gli esperimenti, poi ha avuto le conferme, piano piano ha costruito questa macchina. E dopo 25 anni il politico, in punto di morte, per sollevarsi il peso dall'anima, ha confessato e quindi hanno scagionato il Paul Baumann, che si è rifugiato su a 1000 metri sopra a Berna, e a Linden, e lì ha fondato questa comunità religiosa, la quale per esempio già nel 1978 ha ricevuto un attacco feroce da parte dei servizi segreti, e che hanno requisito tutte le macchine, hanno bastonato chi c'era dentro proprio per cercare di dileguarla, ma questi hanno resistito, il nucleo è rimasto, sono cresciuti, e è una comunità molto religiosa, però dal punto di vista, diciamo, in una maniera direi molto sana, perché non sono fanatici religiosi. Lì può arrivare un musulmano, un cristiano, un ebreo, un indù, qualsiasi persona può andare là, viene accolta e gli vengono spiegati i principi con cui vivono quelli che già sono in comunità, ma non è che vengono costretti a, diciamo, cambiare religione eccetera. E lì si vede proprio, c'è il comportamento etico scelto dalla comunità. Quindi questo è, diciamo, il discorso lì della Meternita, e sono riusciti appunto a fare questa cosa qua. Questa, per chi non la conosce, è Annalisa. È Annalisa Pini, di cui sono onorato di essere il marito e di essere il compagno di vita da oltre 30 anni. Detto questo, non dico altro, perché sennò sembriamo la famiglia di Vianello dei poveri. E quindi il titolo è lì, e forza Annalisa, vai. Vabbè, adesso cerco un po', perché Paolo era un po' imbarazzato, l'avete capito, eri un po' imbarazzato perché presentava la propria moglie, posso capire. Qui abbiamo, come avete capito, Annalisa Pini, è ostetrica, professionista libera, noi la conosciamo bene nella nostra montagna come ostetrica di montagna, non a caso la sua organizzazione ha permesso anche di crescere, di far nascere mia figlia con grande gioia. Il suo intervento al titolo Giù le mani dal cordone ombelicale, la nascita integrale e le energie vitali dell'unità biologica bambino-placenta. E lei è Annalisa Pini. Buonasera a tutti, non vi spaventate, non è così difficile in realtà. Parleremo poi, entreranno in gioco moltissimo delle, come dire, mi hanno ispirato anche gli interventi che ci sono stati stamattina.
e cercherò di integrare, di cogliere gli input che sono arrivati, ma vorrei, sulla nascita ovviamente anche qui staremo delle giornate intere. Vorrei solo dire che io e Valeria, penso di parlare anche per lei, non siamo la quota rosa del convegno, ci hanno proprio volute. Mi vedete? Perché io poi sono piccola. Allora sto così, guarda. Allora, mi metto gli occhiali. Ecco, chiedo cortesemente a Matteo di assistermi con le diapositive, anche perché ci avrò due o tre contributi multimediali. Ci sono due o tre contributi multimediali che vorrei... che fanno parte della mia presentazione, e dicevo ci hanno volute perché mi hanno voluta perché quando si è trattato di organizzare appunto un convegno in cui si parlasse di altri mondi possibili, in cui si gettasse uno sguardo sul passato, sul presente, ma soprattutto sul futuro, non poteva mancare la nascita. Su quel giù le mani dal cordone, che è una frase forte, la vorrei quasi accompagnare da una delle diapositive che, se l'avessi vista prima, quella di, mi ha fatto venire in mente questa suggestione, la diapositiva, non so se la ricordate, di Galileo, in cui c'era l'albero, il frassino. Ma è subito, non per deformazione professionale, ma quello mi ha ricordato la placenta. E mi ha ricordato la placenta perché intanto si parla di qualcosa che collega la terra col cielo. La placenta e il cordone hanno proprio questo significato simbolico, ma non solo, di collegare la placenta, che è la terra, col cielo, che è l'entità bambino. E poi arriva l'uomo cattivo e taglia questa connessione, taglia questo cordone. E potremmo, intanto vi vorrei proprio far condividere questa immagine, e poi comincio soprattutto con una domanda, che è un po' quella che ho fatto ai ragazzi quando si è parlato di questo intervento, e ho detto: ma anche tra queste persone così aperte, così sensibili, e tra l'altro dicevo prima con Lorenzo De Curtis, che mi ha ispirato proprio nell'inserire questa parte importante secondo noi in questo convegno, proprio un suo video in cui parla del corpo eterico del bambino quando nasce. E allora mi chiedo: ma siamo consapevoli anche qui tra di noi di quanto è cambiata la nascita, il modo di nascere in questi ultimi decenni? Siamo consapevoli di quanto il modo di nascere influisca sulla nostra capacità, sul nostro potere generativo? Lo vediamo insieme, insomma, vi lascio un po', cominciamo così, insomma, con delle domande. E quindi se si parla di fenomeni vitali, di energie, soprattutto di futuro, la nascita è il centro dell'esperienza umana. E tutti nasciamo da sempre, è talmente scontato che ormai è diventato banale. Quindi la nascita da un lato è banale e dall'altro lato è diventata un fatto fisico, biologico, che riguarda la biomedicina. Quindi un bambino su due nasce con un parto medico, con un atto medico. Un bambino su tre in Italia nasce addirittura da un intervento chirurgico. Non sto qui ad approfondire questi temi perché davvero staremo qua solo a parlare di medicalizzazione, e non è la mia intenzione. Vogliamo anche uscire appunto con altri mondi che sono poi tra l'altro già possibili. E ti chiedo la prima slide.
Ok. Scusa Matteo, io mi sono persa. E quindi dicevo, nascere non è in realtà solo un semplice fatto fisico e biologico. L'atto della maternità è un atto creativo, si crea non solamente il corpo fisico, si crea il corpo emotivo, si crea il corpo psichico, si crea il corpo emozionale e si crea il corpo spirituale. E il corpo, come diceva, citerò, ecco, mi hanno fatto da guida tantissime donne e uomini in questi anni, che in questi anni hanno, noi avete visto, abbiamo onorato e abbiamo un senso di grande riconoscenza nei confronti di quelle personalità geniali che ancora ci accompagnano nelle nostre, anche nelle nostre ricerche. Quindi il senso di onorare, alcuni li abbiamo inseriti e altri sono rimasti fuori, ma rimangono insomma in qualche modo sullo sfondo. Bene, grazie. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi parliamo di agricoltura, è un tema molto particolare perché non capita tanto spesso che in questi ambienti si voglia parlare di agricoltura, si voglia parlare di cibo e quindi io sono molto contento di essere qua. L'agricoltura biodinamica, pensate che nasce nel 1924, cioè stiamo parlando di quasi 100 anni fa. È stato un momento molto particolare perché nel 24 non esisteva l'inquinamento che c'è adesso, praticamente era tutta un'agricoltura, diciamo così, idilliaca, un'agricoltura biologica, ma c'erano già i primi sintomi di un grande cambiamento. Che tipo di cambiamento c'era all'epoca? Stiamo parlando del 24. Beh, pensate che un gruppo di agricoltori che erano molto sensibili, erano molto attenti praticamente a tutte le problematiche, dicevano: caspita, ma questo cibo che noi stiamo coltivando sarà veramente un buon cibo che porterà salute? Gli agricoltori dell'epoca erano preoccupati, e se mi faccio ridere, che le patate non avevano più il sapore di una volta. Ci sono testimonianze proprio ormai scritte, documentate. Erano preoccupati perché le sementi non avevano più quella durata germinativa di un tempo. Cioè, vuol dire che 100 anni fa tu facevi la semente di sedano, va bene? La raccoglievi, la conservavi e si conservava per 12 anni. Oggi se fai la stessa cosa, prendi la semente di sedano, la vai a conservare, si conserva al massimo 2 anni. Cioè le forze vitali della semente sono diminuite in maniera complessiva, ma sono diminuite le forze degli alberi, sono diminuite le forze non solo delle sementi, sono diminuite le forze degli animali, sono diminuite anche le forze riproduttive dell'essere umano. Questi agricoltori, dovete tener conto che gli agricoltori del tempo avevano ancora dentro di sé una forza morale talmente grande, nel senso che dicevano: caspita, noi sì dobbiamo portare la roba al mercato e fare anche i soldi, dobbiamo guadagnare, ma vogliamo che il nostro cibo sia veramente qualcosa di salubre fondamentalmente. E allora sono andati subito a chiedere aiuto a uno scienziato dell'epoca di nome Rudolf Steiner. Rudolf Steiner è già stato citato ieri più volte, è uno scienziato che si è occupato di tanti campi, non solo, diciamo così, di architettura, di medicina antroposofica, di pedagogia Waldorf, si era veramente occupato di tanti temi del vivere, insomma, fondamentalmente. E gli chiesero: dottor Steiner, cosa possiamo fare per migliorare la qualità degli alimenti? Va bene? E Rudolf Steiner dirà una serie di indicazioni molto importanti attraverso il primo convegno, diciamo così, tenuto nel 24, dove dà tutta una serie di indicazioni. Adesso io non riesco a menzionare tutte le indicazioni, ma la prima indicazione che per me è fondamentale cogliere, che magari per qualcuno può essere banale, dice che, ragazzi, la terra è un organismo vivente. Quindi ricordatevi che noi siamo esseri spirituali, bene, che siamo gentilmente ospitati dal pianeta Terra per fare un certo tipo di esperienza, e in un certo senso siamo un po' come le pulci sulla schiena dell'orso. Solo che noi vorremmo che magari, quando si parla di organismo vivente, abbia una testa, una coda, delle ali. No, invece questa sfera, su questa crosta terrestre, in un certo senso, dove si svolge tutto.
e dice: guardate che il suolo è un organismo vivente e voi dovete trattarlo come un organismo vivente, quindi non può essere considerato come un elemento morto dove io inserisco sali minerali solubili e le piante crescono, perché io posso far crescere delle piante anche dentro un bicchiere d'acqua, attenzione, ma io devo tener conto che devo aumentare enormemente la vitalità del suolo, perché questa vitalità si poi ripercuote sugli alimenti, sui prodotti agricoli e poi sopra, diciamo così, di conseguenza all'essere umano. Ludo Steiner darà tanti, diciamo così, spunti, bene, per andare a sviluppare una nuova agricoltura fondamentalmente, ma ci furono veramente... pensate che già nel 1914, è già stato menzionato ieri, Ludo Steiner fu interpellato dagli allevatori. Gli allevatori andarono da lui e gli chiesero: senta, dottor Ludo Steiner, noi vogliamo dar da mangiare ai nostri cavalli della carne di piccione. Immaginatevi voi, io quando ho sentito la carne di piccione ad un cavallo. Bene. Uno si chiederà: ma perché la carne di piccione ad un cavallo? Va bene? Cioè, quasi... Stiamo parlando dei primi del Novecento, stiamo parlando che ancora non c'erano le automobili. Chi aveva dei cavalli da tiro con dei grandi muscoli, quindi un cavallo dopato, è come avere una Ferrari. E se tu dai delle proteine animali ad un cavallo, sviluppa una massa muscolare gigantesca. Ludo Steiner dirà a questi allevatori: ma non vi siete accorti che il cavallo è vegetariano? E lui non ha un sistema digestivo per andare a digerire la proteina animale. È quello che gli date, poi lui imbizzarrisce e non riesce più a portarlo alla doma. Ma senta, dottore, a questo punto stai, noi vogliamo fare un po' più di soldi e vogliamo dare da mangiare alle nostre mucche della carne di pecora. Va bene? Ragazzi, ma come ve lo devo dire? Non vi siete accorti che è vegetariana anche la mucca? Bene? Noi, se voi date da mangiare della carne di pecora, la mucca salirebbe, diciamo così, nel suo sistema digestivo si svilupperebbero degli acidi urici che vanno verso la testa e la mucca diventerebbe folle. Bene. Stava parlando della mucca pazza. Poi se dopo volete vi dico come si fa da mangiare una carne di piccione ad un cavallo, perché la tritavano, la essiccavano, la carne viene mescolata con la biada e il cavallo la mangia. È quello che succede un po' oggi all'essere umano, attenzione, quando girate per i supermercati a volte ci sono delle cose peggiori, cioè le cose vengono mescolate, ecco. Ma qual è il messaggio di Ludo Steiner? Dice: ragazzi, se vogliamo costruire un nuovo mondo dobbiamo stare all'interno delle leggi naturali, cioè non possiamo, per motivi, diciamo così, di lucro, di egoismo, andare a stravolgere tutto questo aspetto. Quindi dobbiamo assolutamente stare all'interno delle leggi naturali. Quindi altro messaggio, quindi la terra è un organismo vivente, non solo la terra è un organismo vivente, ma ha dei ritmi, cioè qui stiamo veramente valutando che dobbiamo fare un piccolo sforzo fondamentalmente. Ma la domanda che gli fu posta anche fu un'altra. Pensate, qui stiamo parlando invece già del 1910, quindi stiamo parlando quasi di più di 100 anni fa. Furono gli apicoltori. Gli apicoltori andarono da questo scienziato e dicono: senta, dottor Steiner, ci siamo accorti che se portiamo il miele dentro le città facciamo un sacco di schei. Schei è una parola che dico io, attenzione, perché è una parola internazionale ormai diventata. Cioè, guadagniamo di più. E allora vogliamo fare la riproduzione artificiale delle api regine. E lui dice: ma ragazzi, ma come, state attenti, è una cosa incredibile, cioè fare la riproduzione artificiale delle regine, quindi non fare uno sviluppo naturale dell'ape, porterà un indebolimento genetico all'ape e ne riparleremo dopo 70 anni del disastro che avete fatto. Arriviamo allora, siamo giunti all'ultimo intervento dei nostri relatori, giochiamo in casa con un relatore d'eccezione di Alto Reno Terme, il titolo del suo intervento è un'energia primordiale, l'acqua e i suoi poteri, e lui è Paolo Brunetti. Slide 1. Ragazzi, con le slide stateci sotto, se no mi fate fare come ha fatto Massimo giù un po' qualche figura di merda lì con le slide. Allora, ho iniziato a occuparmi dell'acqua
circa 30 anni fa. Da persona curiosa, non sono un professore, mi sono informato e ho studiato da autodidatta. Ho cominciato studiando nell'aspetto storico, giuridico e politico-economico che successivamente ho sintetizzato nel comunicato Andromeda numero 100, dal titolo Il grande business, come il diritto primigenio all'acqua è stato trasformato in merce. Lo potete scaricare direttamente dal sito www.edizioniandromeda.net sotto la voce Comunicati Andromeda. Ho proseguito studiando nelle principali qualità organolettiche e da cui le seguenti pubblicazioni: Introduzione alla conoscenza dell'acqua, Plasma di Quinton, Il mare che guarisce, e La memoria dell'acqua, L'omeopatia e la battaglia delle idee nella nuova scienza. E ancora, con due testi, Tecnologie per procurarsi acqua e pioggia e i due volumi di Le straordinarie proprietà dell'acqua, volume 1 e 2, che stiamo per ripubblicare e ampliare in un unico volume. I primi anni 2000 furono gli anni del movimento contro la privatizzazione dell'acqua, culminato nel referendum sull'acqua pubblica del 2011, cui partecipai attivamente a partire dal 2001, assieme a tanti cittadini, a sostegno della posizione contraria alla privatizzazione del sindaco Giuseppe Nanni. Ho certificato questa storia, che è durata dal 2001 al 2016, con il libro L'acqua viva di Granaglione del 2017 e infine con il libro che abbiamo appena realizzato, Omeopatia e memoria dell'acqua. Quindi questa è una sintesi. La vita sul nostro pianeta è iniziata nell'acqua. Leggo, perché così la facciamo più veloce, se no siamo troppo, andiamo troppo in là col tempo. La vita sul nostro pianeta è iniziata nell'acqua e in qualunque luogo in cui c'è acqua è presente la vita. Dal 50 al 95% del peso dei sistemi viventi e della cellula è acqua. I tre quarti della superficie della Terra sono ricoperti di acqua. L'acqua possiede delle proprietà straordinarie. Queste proprietà hanno permesso l'origine, il mantenimento e l'evoluzione della vita. Gli antichi conoscevano le straordinarie e magiche proprietà dell'acqua e se ne sono serviti per mantenere il loro stato di salute e un corretto rapporto con l'ecosistema naturale. La scienza classica e la meccanica quantistica sono in grado di darci solo una buona descrizione della singola molecola d'acqua isolata nel vapore ideale. In soldoni, non siamo in grado ancora di descrivere questo liquido. Osserviamo il misterioso legame idrogeno e la struttura dell'acqua liquida. Quando si parla di struttura di acqua, dell'acqua, si intende una forma fisica dotata di una qualche periodicità. Un liquido, invece, è caratterizzato dalla mancanza di ordine a lunga distanza. Cosa voglio dire? Se prendete un diamante o un quarzo, mantengono un ordine molecolare, diciamo così, rigido. L'acqua invece si adatta all'ambiente in cui si trova. Quindi diciamo che manca di un ordine a lunga distanza. Esistono tre strutture. Quella istantanea, esempio, l'acqua si lega solo per brevi istanti con altre molecole d'acqua.
ogni molecola si collega con altre molecole, esempio la 1 e la 2, e poi cambia partner, la 3, la 4 e così via, e la si può solo fotografare con il partner in cui è legata al momento della foto. Quindi quella istantanea è questo tipo di struttura. Poi abbiamo quella diffusionale. Se osserviamo il movimento delle molecole d'acqua, immaginatevi di vedere, non so, San Pietro dall'alto con le persone che camminano. Quelle sono le molecole d'acqua che si diffondono, no? Come le persone si diffondono. E poi c'è quella vibrazionale. Ogni molecola di acqua oscilla con una determinata frequenza e dopo un brevissimo intervallo di tempo ritorna nella posizione di partenza. Inoltre, come il diapason, se viene investita da una radiazione della stessa frequenza e della sua oscillazione, risponde, cioè va in risonanza. I modelli di acqua liquida si possono raggruppare in tre modelli. Discontinui sono i gruppi di molecole legati assieme ed altre molecole solitarie. Continui, che sono molecole legate assieme, e statistici, cioè quelli statistici, sono che la struttura dell'acqua è il risultato di ipotetiche simulazioni realizzate al computer o con l'intelligenza artificiale. Lascio la parola per i saluti finali, poi saranno seguiti dalle conclusioni dello stesso Paolo Brunetti. Prego, Sindaco. Bene, grazie. Io integro un po' il saluto che ho fatto ieri, non è stato soltanto un saluto di circostanza dal punto di vista istituzionale, ma ho buttato là anche alcune riflessioni. Voglio integrare, dare un mio contributo, ulteriore contributo, piccolo contributo a questo interessantissimo e importante convegno che è stato presentato in questi due giorni. Ripeto un concetto che ho già espresso ieri. Lo riprendo perché secondo me è estremamente importante. Si può essere o non essere d'accordo sulle esposizioni ascoltate, peraltro su temi anche molto diversi, ma non può essere sfuggito il filo che unisce le ricerche presentate, cioè una lettura critica e in qualche modo alternativa della storia dell'umanità rispetto a modelli di sviluppo che di fatto hanno compromesso quando non cancellato strumenti naturali che il nostro pianeta ci aveva messo a disposizione. E non sono concetti astratti. Se solo si pensa ai danni provocati da varie forme di inquinamento, dallo sfruttamento intensivo dell'agricoltura e della zootecnia, dalla deforestazione selvaggia, tanto per fare alcuni esempi, e poc'anzi ne abbiamo ascoltati appunto alcuni importanti. Mi ha colpito la frase di una canzone degli Stato Brado in un video girato un po' di anni fa, curiosamente, a Cade i Ladri. Cade i Ladri è l'area sulla quale insiste la discarica dei rifiuti urbani. Nel testo si dice: c'è chi blocca il ciclo delle evoluzioni con la contaminazione. L'ho trovata una sintesi molto efficace, mi permetto di dire. Ho sempre pensato che mantenere o in molti casi recuperare un rapporto equilibrato e rispettoso con la natura sia la premessa indispensabile per consegnare alle future generazioni un pianeta vivibile e a misura d'uomo. In questo convegno è stato più volte ribadito, quindi
è un'ulteriore espressione di pensiero. Dico questo perché credo, e chi mi conosce potrà darmene atto, di avere sempre cercato, nel mio modesto ruolo di amministratore locale, e ormai compio quasi 50 anni di amministratore locale, 40 quasi da sindaco, di essere coerente con questo pensiero, in particolare nella difesa dell'identità storica e culturale di questo territorio. Voglio farvi alcuni brevi esempi. Alcuni di questi esempi c'è la compartecipazione anche di Paolo, quindi, per arrivare a dire che ciascuno di noi, nel suo piccolo, può fare qualcosa per dare risposte concrete alla domanda di sostenibilità ambientale che sempre più ci giunge dall'opinione pubblica, a cominciare dai giovani. E questo è importante, guardate, è estremamente importante. La lunga battaglia che ho avuto modo di condurre in difesa dell'acqua come bene pubblico, dura battaglia. Paolo si è dimenticato, ma avrei avuto piacere se avesse raccontato un po' quella dura battaglia 15 anni. Legale, anche legale, 3 gradi di giudizio per poi andare in Cassazione, aver vinto in Cassazione e avere ottenuto... Non potevo raccontare tutto, no. Questo è, l'argomento era più... tecnico sull'acqua e non giuridico politico. Quindi questa battaglia in difesa dell'acqua come bene comune, pubblico, e che divenne un caso di scuola a livello nazionale, non era disgiunta da una visione complessiva del rapporto tra l'uomo e il territorio in cui vive. Quella battaglia è stata il punto dell'iceberg, ma tanti sono stati gli aspetti sui quali ci siamo impegnati a fondo, dall'edilizia alla forestazione, dall'agricoltura alla difesa del suolo, dalla salvaguardia idrogeologica a quella dei borghi storici e non ultima alla difesa della cultura locale. Lo abbiamo fatto trainati da un punto fermo, quello per cui chi vive da secoli in montagna è colui che quella montagna l'ha preservata e su quel territorio ha acquisito diritti inalienabili, con usi e consuetudini che troppo spesso, in questi ultimi decenni, organismi e apparati lontani dalla nostra realtà hanno insidiato con leggi e regolamenti spesso astrusi, se non addirittura dannosi. Ci sarebbe da fare un lungo elenco. Giuseppe, scusami, ma ti ricordo anche la difesa del punto nascita di Porretta Terme. Sì, quella è un'altra, quella è un'altra battaglia che abbiamo condotto. Però inseriamo all'interno, certo, questo. Certo. Ovviamente questi diritti devono valere per qualsiasi realtà, a condizione che la gestione del territorio avvenga con forme di autodeterminazione sane ed equilibrate, rispettose del rapporto tra l'insediamento umano e il contesto ambientale. Ciò non significa che non debbano esistere forme di controllo, significa piuttosto che non devono esistere imposizioni dall'alto avulse dai contesti locali. Può apparire retorica, ma noi le battaglie le abbiamo fatte sul serio. Se questi esempi li amplifichiamo su scala più vasta, ci rendiamo conto che il meccanismo non cambia, solo si aggrava enormemente perché è più globale, perché è più globale il contesto. Basta citare come esempio la tormentata e drammatica resistenza degli indigeni locali rispetto alla sistematica distruzione della foresta amazzonica,
per avere ben chiaro quali e quante implicazioni globali possono avere azioni specifiche come questa. Ma tornando a noi, devo dire che questo lavoro non è stato sempre facile e in certi momenti abbiamo retto unicamente grazie al consenso dei cittadini, che fortunatamente non è mai venuto meno. Io spiegavo della gente che non conosceva la nostra realtà, dice: ma un sindaco che sta lì da tanto, sai quante volte l'ho detta questa cosa, un sindaco che sta lì fa il sindaco per 35-40 anni. Le ipotesi sono due: o è un mafioso o è bravo. Basta, decidete voi, mafioso. Tenetelo nella bambagia. Stai attento, perché è registrato. A proposito di queste battaglie, di questa attenzione da parte dei cittadini verso l'amministrazione, insomma, ricordo ad esempio quale scetticismo, in particolare dall'esterno dell'allora comune di Granaglione, dall'esterno, quindi dai poteri forti, dai poteri apicali della nostra pubblica amministrazione, venne accolto, quindi come proposta, lo scetticismo, dicevo, venne accolto il progetto di rilancio di un prodotto come la castagna, mediante il finanziamento del birrificio Beltane e del parco didattico del castagno di Varano. A distanza di anni possiamo dire che fu una scommessa vinta, ma non solo. Io ho citato questo per dirvi che per mantenere l'acqua pubblica, oppure per sostenere che l'acqua doveva essere pubblica, abbiamo costruito un progetto legato alla castagna e dalla castagna la produzione della birra. Siccome, come è noto, le birre sono dipendenti, la tipologia di birra è dipendente dalla tipologia di acqua, da come è formata l'acqua, quindi dagli elementi organolettici dell'acqua, noi abbiamo potuto sostenere che l'acqua di Granaglione, allora, un'acqua che dal punto di vista organolettico è bicarbonato calcica, produceva una birra speciale. Quello è stato un ulteriore elemento che ci ha permesso di sostenere l'acqua pubblica. Guardate che non è facile, perché abbiamo studiato tutte. Insomma, per dire che se si insiste, se si è uniti, se si persevera, probabilmente qualche obiettivo si raggiunge. E questo è il senso, ricordatemi questa cosa, se me la dimentico. No, questa frase che hai detto, sottolineala e dopo me la suggerisci quando faccio le conclusioni. Continuo, dopo le considerazioni le fa poi Paolo. Quell'esperienza, ha detto, si è consolidata negli anni, quindi l'esperienza che vi hanno citato, in un crescendo di attenzione e riconoscimenti che ha visto lo scorso anno il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali certificarne la valenza di Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale, uno dei pochissimi in Italia e unico in Emilia-Romagna. Questo per dire che la lotta paga, la convinzione paga. Vi porto un altro esempio, anche perché ci sono molti che non sono del territorio, quindi è una promozione, la faccio come promozione, della nostra birra di castagna, allora unica in Europa, unica, che qui potete degustare qui all'Hotel Santoli. È un altro obiettivo raggiunto importante che riguarda appunto
il riconoscimento, sempre da parte del MIPAF, della Corona di Matilde, che è un areale che si trova nel nostro territorio. Questa proposta di riconoscimento del paesaggio rurale storico, in Italia sono stati riconosciuti 27 e noi siamo uno dei 27esimi, come è stato acquisito appunto nel registro nazionale da parte del MIPAF e del Ministero della Transizione Ecologica. Questo riconoscimento ha tutti i requisiti per divenire un efficace volano di promozione turistica, la promozione di un turismo lento, sostenibile, attento alle tradizioni locali, alla bellezza dei borghi, alle peculiarità enogastronomiche e alla scoperta di un ambiente di grande pregio e biodiversità. Insomma, l'ho detto, l'ho buttato là perché attraverso il convegno facciamo anche un po' di promozione. Tutto ciò evidentemente ha molto a che fare con l'equilibrio armonico tra l'uomo e l'ambiente in cui vive e credo abbia molto a che fare con quel concetto di bellezza di cui ho sentito parlare oggi. Ecco dunque, ovviamente mi avvio a concludere e mi scuso se non ho ripreso uno ad uno gli interessanti contributi dei relatori, ma non credo che fosse il mio compito, ho soltanto aggiunto un mio modestissimo contributo, ma credo che l'apporto più concreto che possiamo dare alla discussione in mancanza di specifiche competenze sia quello di condividere le proprie esperienze e i propri valori, ben consapevoli che, comunque la si pensi, ognuno di noi può fare qualcosa affinché, restando al tema, altri mondi siano possibili. Dandoci l'illusione che le cose siano più semplici, sono lì, è pratico, è comodo, ma quello che è comodo non fa di quanto lo funziona.